Aurora Ramazzotti, nuova partner professionale di sua madre nel programma Vuoi scommettere? Racconta che l'intesa con Michelle Hunziker è stata raggiunta solo dopo un lungo periodo ribelle. La fase adolescenziale, come tutti, ha attraversato lunghi strappi e momenti in cui la Ramazzotti ha confessato di aver avuto un carattere difficile da gestire, soprattutto perché ossessionata dai continui paragoni con sua madre. Così, al settimanale F, la figlia di Michelle e Eros si racconta senza peli sulla lingua. Le crude parole di Aurora Ramazzotti, che ha anche attraversato un lungo periodo di minacce al punto da vivere sempre con i bodyguard alle spalle, confessa di avere per lungo tempo creato qualche grattacapo. C'è stato un periodo lungo in cui litigavamo spessissimo. Un momento di rottura che però è stato importante per creare un nuovo legame. È stato poco prima che andassi a vivere da sola, verso i miei 18 anni. Lei aveva le bambine piccolissime, poi c'era il marito, che carinamente ci teneva a me, quindi mi stava addosso anche lui. Ma io volevo solo andare in giro a fare casino, ubriacarmi, limonare, ma lo facevo troppo e spingevo troppo, anche oltre quello che lei avrebbe sopportato. Michelle Hunziker conferma che il suo ruolo da genitore è stato abbastanza difficile in quel periodo. Il suo compito era sempre di non farle sbattere contro quel muro, quello oltre il quale si finisce per portare dentro o fuori danni permanenti. Aurora ha rischiato davvero di perdersi. Un genitore ha il compito di non farti sbattere contro il muro e crearti danni permanenti. Con Aurora ci siamo andati molto vicino, anche fisicamente. È proprio nel momento in cui il figlio vuole allontanarsi che il genitore deve essere attentissimo, è un momento critico e rischia di perderlo.